vero, sediamoci e sentiamola, lasciala. Ma gli autori cosa hanno pensato per il loro ingresso? Non importa tanto, mi ricordo che sei bella come un uomo. Hai due macchie sotto gli occhi, verdi come la speranza, che ti tocca anche pensando. Però pensandoci, io ti dirò che televisione, non radio. Grazie. Allora, siete arrivati insieme qui in trasmissione. So che siete rientrati da Budapest, dove Lorenzo vive con la sua famiglia, in questa casa, immagino in questa casa grande, non lo so perché immagino grande, non piccola. Tu, tuo fratello, tua mamma, tuo animali? Anche? Sì. Che animali avete, Lorenzo? Un po' di tutto, alpaca, cavalli, asini. Ma veramente? Sì. Emu. Ma che meraviglia! Sì, sì. È una passione un po' dei miei, specialmente di papà, e quindi lui fa una piccola collezione. Ah, vedi? Quindi mi immagino in questa casa grande, molto bella, con tutti questo popolo di animali, quindi avevo visto bene. E poi a un certo punto arriva lei, l'italiana, Lucrezia. Bella, bionda, simpatica. Com'è stato arrivare, perché anche tu eri a Budapest? Sì, sono stata da lui subito dopo Natale, che ho passato però a casa con i miei. Natale con i tuoi? Capodanno con chi vuoi, allora. Capodanno con chi vuoi, brava Lucrezia. E allora raccontiamo meglio questa storia con il nostro gioco della bottiglia. Mettiamo la nostra bottiglia e vediamo girandola dove si va. Ah, attenzione. Si litiga? Ma che? No. Mi piacerebbe, invece no, devo starci. Bacio. Bacio anche perché mi sembra un po' il simbolo della vostra storia, no? Più o meno. Tutto è cominciato quando? Dillo tu, dai. Dillo tu, dai Lorenzo che te lo ricordi. Quando è cominciato tutto? In realtà è cominciato tutto dagli inizi. Ah, però in realtà, da subito quindi? Da subito. Però in realtà abbiamo concretizzato il 16 ottobre. Concretizzato? Sì. Cioè il giorno in cui vi siete scambiati il primo bacio, questo intendi? Sì, sì. Concretizzato. No, quindi adesso sanno tutti che è la nostra data. Sì. Ah, questo è vero. E quindi praticamente in pratica una settimana esatta prima dell'inizio del programma, no? Più o meno sì. Più o meno sì, è stato quello. Sì. E com'è stato questo perché concretizzato. Intanto fatemi salutare Simon che è tornato. Buongiorno. Tra noi. Ciao Kate, buongiorno. Ecco perché mi è arrivato subito il tuo libro, Simon. Arriva prima lui. Arriva prima il libro di Simon arriva e prima. Poi arriva Simon. Allora, Simon, perché Beh. Simon è stato il primo a credere in questa coppia, ma non per voi, per i segni zodiacali. Totalmente, anzi, mi sono molto appassionato. A parte, auguri perché sono 3 mesi oggi, a quanto pare, perché è il 16. Ma certo! E poi, e quindi diciamo che lo festeggiamo. Ma non anche loro! Fidanzamento. E poi perché nel cielo dei vostri segni era una cosa proprio scritta. Lorenzo Ariete, tu Sagittario, quindi due segni di fuoco perfettamente compatibili, ma la cosa bella è che io all'Ariete per questo 2024 avevo dedicato Billy Elliot come film, perché pensavo proprio alla danza e quindi al fatto di rompere gli argini, di esprimersi, che in qualche modo fa partire una nuova vita, che in qualche modo porta anche ad allontanarsi un po' dalle radici familiari, per cui già immaginavo... Quindi questa coppia resiste, tre mesi non sono nulla. No. Perché poi invece il tema del Sagittario e di Lucrezia è proprio legato alla casa. Poi il Sagittario è il segno del viaggio, per cui sicuramente una prima parte sarà molto avanti e indietro, però secondo me invece ristabilire le radici, forse anche modificare un po' l'assetto di casa, potrebbe essere un tema di quest'anno. Attenzione, e io lo farei... perché Lucrezia, la prima volta che ha visto Lorenzo, ha detto: questo non parla, non si muove, qui mi tocca fare un miracolo. È vero. Beh, l'ha fatto però. In tutti i sensi. L'ha fatto in tutti i sensi. Esatto. Però, tra l'altro... Adesso daremo altre chicche, anche perché loro diciamo che magari volevano anche tenere tutto nascosto, ma poi c'è stata una signora, la signora Rossella, ecco, che ha spifferato tutto. Cioè, Lorenzo,
Quante volte avrei pensato, ma questa signora impicciona perché non si fa fatti suoi? Dimmi la verità, Lorenzo. No, in realtà siamo felici, nel senso che se una notizia esce, ma che è vera, allora in realtà non è un problema, nel senso che allora va benissimo. Il problema nasce se poi qualcuno parla di cose che magari non sono vere, ma che nel nostro caso non era così, quindi alla fine... Era la nostra portavoce, sì. È la vostra portavoce. È la prima che ha creduto nella nostra storia. E allora questo è il nostro omaggio per voi. Guardatelo. Allora, aspettate, questi sono tutti gli amori nati proprio lì sulla pista di Ballando con le Stelle, dopo li vedremo, intanto però l'omaggio per voi è questo. Sta ricaricando le energie. Dimmi la verità, se no dimmelo che parla solo Lucrezia, dimmi la verità, quante volte avete litigato? Allora, in realtà tante volte, da lunedì al mercoledì, sempre, perché per me non andavano mai bene le coreografie, ho problemi con tutto. E cioè poi tu, a te non andavano bene le coreografie fatte da una professionista? Sì. È come dire ad un regista non sai inquadrare bene, lo sai, è vero, tu che fai regista di porno, se la tua attrice ti dice guarda non mi hai inquadrato bene, ho bisogno di un'altra posizione, tu cosa le dici? Quello che mi ha detto lei. Ho detto fai quello che ti dico io e basta. Quindi diciamo che la discussione era sempre da lunedì al mercoledì, però sempre solo mentre lavoravamo, quindi in ambito lavorativo, all'esterno. All'esterno tutto tranquillissimo. Non abbiamo ancora litigato? Ancora. Perché poi Ballando con le Stelle è finito, quindi le coreografie non ci sono più. Esatto. Per questo. Beh, bella questa cosa che non hanno ancora litigato. Allora, intanto, Fabrizio D'Alessio, cosa hai fatto per noi? Io sono andato in giro per Roma, proprio seguendo il consiglio sulla durata del rapporto, abbiamo chiesto ai romani se il vostro rapporto durerà o meno, cioè se ci credono oppure no. Ed è successo un po' questo. Ecco perché Simon è arrivato dopo. Altrimenti questa box di Fabrizio D'Alessio era inutile. Cioè, esatto. Con questa camicia sei andato? Sì, un po' alla Salvatori sono andato in giro a Paglio di Siena. Se guardi questa foto, che cosa pensi? Mesi o anni? Quanto possono durare? No, meno di mesi. Meno di mesi? Non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te. Credo che non è che durino così tanto. No, sicuramente può durare, perché no? Io sono geloso, credo 2 mesi. Sono giovani, hanno una vita davanti. Non succederà più, d'amore te ne ho dato tanto. You know Rocco Siffredi? Yes. Yeah. Maybe 1 year. 1 year for you? Few months. Come lo giudicate lui? Mi piace? Bel ragazzo. Sì, carino, sì. No, veramente. Sei fidanzata te. No, la risposta. Ah, ecco perché. Questo amore è una camera.
quanto dura? Sì. Non lo so, dipende poi dalla relazione. Lui si è fatto 700 km per andare da lei nonostante... Amore è vero, è amore. Se classifichiamo l'amore in base ai chilometri, allora è vero. Pochissimo. Poco. Poco? Non le dà fiducia? No, perché secondo me si fanno prendere un po' dall'ambiente, dalle emozioni in quel momento, quindi al di fuori no, un'altra realtà. Questa gente non dura molto. Secondo me è poco, perché lui mi sembra proprio piccoletto, insomma, è giovane, secondo me sono quegli amori che un attimo prima, oddio, esiste solo lei, l'attimo dopo se ne va in vacanza a Mykonos. Quindi voi ci scommetterete su quest'amore? Sì. Ci puntiamo? Sì. Ci puntiamo, sì. Sì. No, lui chi è? Figlio di Rocco Siffredi. Lorenzo. Ballerina Lucrezia. Lucrezia Lando, esattamente. Amore nato all'interno del programma, secondo voi quanto dura? Possono durare? Sì. Parecchio, dai. Parecchio? Dici sì. Ok, e tu che dici? Che se si lasciano io do il numero mio. Ah, molto bene. Questo amore camera. Hanno anche fatto litigare coppie, capito? Lucrezia, insomma, vi danno poco. Grazie. Pochissima fiducia. Lorenzo, questi amori sono troppo giovani. Quanti anni hai, Lorenzo? 27. 27 anni. E tu, Lucrezia? 26. A parte che sono coetanei, punto. Sì, sì, quindi già si parte da questa cosa qui. Ma è stato divertente. Sì. Però effettivamente tutti dicono, vabbè, si sono visti abballando, adesso finisce il programma e si lasciano. Ma perché loro pensano che noi abbiamo vissuto solo davanti alle telecamere. In realtà c'è una vita dietro le telecamere. Di tre mesi. Esatto. 24 su 24, quindi diciamo che... Ma quindi Lorenzo Tano, adesso quando è a Roma, va in albergo o a casa di Lucrezia? Possiamo saperlo? A casa di Lucrezia. Sì. Cioè tu ti sei piazzato a casa sua. Allora adesso c'è anche mamma a casa, quindi adesso stiamo lavorando per piazzare anche mamma a casa di Lucrezia. La suocera. È arrivato proprio con le valigie. Le mie porte sono sempre aperte per la famiglia. Cioè sua. Tu ti metti la suocera a casa? Vabbè, se noi siamo lì e dobbiamo andare via, la casa non la lascio vuota, lascio andare sua mamma. Ma dove dovete andare voi? Giriamo un po'. Sì. Dimmi, dove dovete andare, Lorenzo? Devo tornare a Budapest. Perché tu lavori. Sì, sì, sì. Perché tu fai parte dell'Accademia Hard di tuo padre. Sì. Quindi tu devi lavorare, sì. Se no lo stipendio non ti arriva. No, sì, no, ragazzi, giusto, certo. Sì. Vero, vero, sì. E quindi tu ti trasferisci. E tu, Lucrezia, che fai? Ecco perché la casa è libera. Certo, io vado un po' da lui, un po'... Non voglio dirlo dove vado. Quindi ti trasferisci a Budapest, in realtà. Con calma, vediamo. Sì. Per ora facciamo tanto su e giù. Quindi... Non siamo ancora fermi. Va sì. Bene, giriamo la ruota, vediamo dove si va. Non stanno mai fermi, Simon. Ma infatti io vorrei sapere il parere suo, perché ha sentito quelle idee della gente per strada. Ma no, lui ti dice che, lui dice che durate come, mi sembra di capire. Beh, sicuro? Ha voglia, non solo, ma secondo me, a parte, diciamo, la casa deve essere adeguatamente grande, perché secondo me nel 2025 potrebbe arrivare anche un nuovo arrivato. Ah sì, perché ho ricevuto un sacco di messaggi, un sacco di chiamate. Cioè, sui... per la sua dichiarazione. Ah, perché l'ho detto, è vero, l'ho già cioè, detto. Qual era? Che secondo me arriva anche una cicogna nel 2025. Insieme agli alpaca. E ti posso dire, esatto, così la mettiamo insieme agli alpaca. Secondo me arriva ad aprile 25, un altro ariete. Aprile 25, esatto. Avete tempo ragazzi per fare le prove. Esatto. Con calma. Intanto scusate, abbiamo girato la nostra bottiglia, è uscito il diavoletto e qui ci porta ad una persona molto importante nella vita di Lorenzo ed è il tuo papà, sì. Rocco. Vabbè, è attore famoso, imprenditore del cinema, è la persona probabilmente più nota in questo momento a livello mondiale, secondo un'ultima indagine, non a caso hanno fatto anche una serie internazionale su tuo papà, sì. Che sta per uscire. Quindi tuo padre è l'uomo in questo momento più famoso al mondo. Però è ovvio dire che ci sono poi tutte le battute, no, che si fanno e lo sappiamo. E noi abbiamo visto il tuo papà per la prima volta super commosso, a Ballando con le Stelle, perché lui ha capito che Ballando con le Stelle era davvero la tua rinascita. Sì. Che effetto ti ha fatto quel momento del tuo papà che piange e viene in pista? Allora, io in realtà mi aspettavo che viene e parla un po' al posto mio e quindi sono rimasto un po' scioccato perché era più lui che stava lì e voleva che parlo io, quindi... Ormai un po' ci siamo abituati perché dall'isola praticamente quando viene in televisione sta sempre piangendo. però sì, ci ha commosso. A me mi ha commosso più Rossella con quello che ha detto lei, però era comunque una situazione particolare. Si sta commuovendo anche lui adesso, Lucrezia. No. Lo sta facendo. E quanto è tenero? Tanto. Tanto? Sì.
cantano tutti. Il Rocco Siffredi oggi ha qualcosa da dire. Sentite. Ciao Caterina, io di te ho un bellissimo ricordo. Ci siamo divertiti insieme in quella simulazione divertente, quel gioco. Adesso tu dirai: Siffredi, ma che stai dicendo? Non ti ricordi? Abbiamo fatto quel lip syncing, ballo, canto, ci siamo divertiti molto, dai, Caterina. Io ho un bel ricordo. Comunque volevo ringraziarti di questa occasione che mi dai di spendere qualche parola per questi ragazzi. Tutte e due siete stati fantastici, ci avete fatto vivere due mesi bellissimi e tu sai, Lorenzo, da quanto tempo c'era quella compressione, vederti così è stato liberatorio. Successivamente è tutto pazzesco perché andiamo in giro e tutti, ma che bella famiglia che avete, ma tutti, da Ortona dove sono nato a tutta l'Italia, pure fuori dall'Italia. Ed è bellissimo, tutto questo è merito tuo, hai dato la possibilità di far vedere alla gente chi sei e come viviamo noi nella nostra famiglia. Adesso ragazzi, che dirvi, io vi auguro tutto il bene del mondo, ma tutto, eh? L'importante è che voi sappiate che se le cose si fanno e vanno avanti, come vi dicono alcuni, Siffredi, tu fai 60 anni fra un po' e questi ti fanno diventare nonno. Sarebbe magnifico, fantastico. Quindi mi raccomando, ragazzi, il mondo è vostro, ma impegnatevi e non mollate mai. Nonno Rocco, anche nonno Rocco. E tuo suocero, Lucrezia? Io adoro Rocco, come adoro Rosa e adoro Leonardo, quindi per me sono tutti meravigliosi. Di dove sei tu, Lucrezia? Io di Bassano. Di Bassano, sì. È una bella realtà, però anche quella è una realtà piccola. Certo, assolutamente. Molto. Molto piccola. Cosa hanno detto di questo fidanzamento? Hai sentito dei commenti? C'è qualcuno che fa la battutina? Mi credi zero? Nessuno si è mai permesso di dire niente, anzi. Beh, la mia famiglia lo adora. Cosa ha detto mamma di lui? Che finché io sono così felice, così solare, per lei va tutto a gonfie vele, quindi... Tutti felici. Pure altrimenti il nonno, attento, la nonna. Che ti trovi qualcuno a Budapest, non hai capito? Mio fratello potrebbe essere, però tuo fratello no. Potrebbe in realtà essere. Ho detto già, dimmi. Che ho dichiarato, che mio fratello è venuto per primo, l'ha conosciuto, gli ha fatto tipo lo scan. Intanto lo stiamo vedendo. È andato a casa a dichiarare com'era. No! Quindi ha approvato mio fratello, ha approvato tutta la famiglia. Ma questa cosa è bellissima, andare avanti, capito? Il fratello. Intanto, non so se avete sentito la dichiarazione di Rocco Siffredi. Diventare nonno. Eccolo. Nonno Siffredi, fa un po' strano però. No, grazie. No. Sai, te l'ho detto, te l'ho detto. Questa non solo è una rinascita in piena regola per l'Ariete e per il Sagittario, ma a breve sarà proprio una nascita. Quindi, insomma, tu sei sicuro di questo? Io ne sono sicuro. Poi, ma è proprio scritto ed è un bellissimo questo, io sono molto convinto che sia una storia splendida. Ci stai mettendo la faccia, intanto però Rocco Siffredi ha mandato un messaggio solo per Lorenzo. A parte, fatemelo salutare perché insomma non sapevo di questo suo ricordo e mi è preso un colpo, poi era la trasmissione Name the Tutu su TV8 dove praticamente lui mi ha battuto nella performance, io ci sono rimasta molto male. Molto male perché ho ballato e cantato meglio di te, Rocco. Quindi quando vuoi ti sfido qui in diretta e vincerò io, va bene? Lorenzo, questo è solo per te. Lorenzo, oggi tu sei ancora in quella bolla, tutto è bello, è fantastico, però ricordati che lo spettacolo è particolare. Oggi stai vivendo questa bolla, però se non c'è contenuto e se tu non applichi quelle che sono le tre parole chiave che tu conosci, mie, passione, umiltà e ironia soprattutto nel nostro mondo, ma anche fuori, si ottiene poco, ci vogliono contenuti e tu sai quanto ce ne ho messo io di contenuto, a volte anche mancando, senza volerlo, di rispetto a tua madre, perché... Ho detto, io non mento mai, metterci la faccia, metterci la passione fa la differenza. E questo, Lori, tu lo devi sapere. Col cuore. Bello. Ho fatto anche una citazione, eh? Beh, è così, Lorenzo. Sì, sì, no, è così. Quindi lui, da sempre, ma anche durante il periodo di Ballando, mi dava sempre i consigli, cosa fare, cosa non fare. Quindi, sì, lui è proprio così.
Ma per i consigli chiedi più a tua mamma o a tuo padre? Allora, in realtà a nessuno. Perché non parli? Sì, perché mi piace fare da solo. Solo con me parli, Lorenzo, dillo. È vero. No, mi piace fare da solo. E poi arrivano in automatico, quindi anche senza chiedere i consigli arrivano. Quindi poi io tappo le orecchie un po'. Neanche con tuo fratello ti confidi? Allora, con lui di recente sì, però poco perché, allora, in realtà le nostre vite sono abbastanza separate, nel senso che lui adesso vive a Milano, fa atletica, anch'io da piccolo facevo tutt'altro, quindi non eravamo tantissimo insieme, cioè. Ah, quindi avete comunque due vite... Sì, abbastanza diverse. Lo sai, Lucrezia, che tutti vorrebbero suo fratello a Ballando, lo sai, vero? Sì, lo so. Ti vedremo l'anno prossimo? A me? A Ballando con le stelle? Bisogna chiedere a Milly. Certo, sì? Non lo so ancora, lo però sai che ancora presto. Però scusa, se dovesse poi rimanere incinta, come esatto. fa? Ma no, sai, non ci ho mai pensato. No, nel senso, perché adesso iniziano tutti gli articoli, mi chiameranno anche i miei genitori. No, se dovessi, nel 2025, se tu dovessi, effettivamente come fa a partecipare a Ballando? Calcoleremo i tempi. Esatto, bisogna calcolare bene i tempi. Bisogna calcolare bene i tempi. Intanto però a Ballando con le stelle gli amori sono nati. Ma quanti? Poi alla fine... Ce l'hanno fatta? In quanti? Io ne ricordo una. Beh, Natalia Titova e Massimiliano Rosolini, due bambine meravigliose. Ma le altre? Guardiamo. Fino alla fine, ma noi abbiamo la parola di Simon the Star. Se no chiamo Paolo Fox. No. Ma guarda, io su questo ci scommetto, uno su mille, ma sono loro. E allora regala il libro. Dai. Al massimo lo bruceranno. Esatto. Ecco, vai Lucrezia. Lorenzo. Dicono i social. Lorenzo e Lucrezia, una coppia che seguirò senza dubbio. Mi piace soprattutto quando Lorenzo fa queste faccette. Quali sono le faccette di Lorenzo? Questa, ne fa tantissime. Questa forse. Questa è una. Vuoi aggiungere qualcosa, Lorenzo? No. Un'altra no. faccetta. Lucrezia? No, va bene così. Mamma che carini. Musica, noi ci vediamo domani alle 14.05.